Ciao, sono Luigi Cocchetti, direttore generale della Pedretti Serramenti. Vi aspettiamo tutti numerosi nel nostro showroom di Andine Gaiano e di Curno. Difficile stabilire con esattezza quante siano in Bergamasca le auto fantasma, vale a dire le vetture intestate a società o soggetti prestanome che ricevono un compenso di una cinquantina di euro per ogni mezzo. Persone spesso con un passato difficile, alcune con precedenti penali, oppure in situazioni economiche precarie e per questo con necessità di denaro facile. C'è chi ne ha intestate anche un centinaio che poi può prestare a chiunque. La Polizia Stradale di Bergamo, guidata dalla comandante Mirella Pontigia, ne scova circa 5 all'anno, ma quelle che circolano lungo le nostre strade sono molte di più. Circa un centinaio stimano gli agenti di Via Galgario. L'ultima operazione risale ai mesi scorsi con la scoperta di una società che aveva intestato una quarantina di veicoli scovati grazie ad una lunga serie di sanzioni non saldate per un totale di quasi 20.000 euro. E alla domanda degli agenti su dove fossero i mezzi, il titolare, un 56enne di Bergamo, ha risposto che li aveva prestati. L'uomo è stato sanzionato per i 20.000 euro non versati e le auto saranno cancellate dal PRA, il pubblico registro automobilistico, in modo da renderle inutilizzabili. Per agevolare il compito delle forze dell'ordine, nel 2010 è stata introdotta una legge che in realtà è una modifica dell'articolo 94 del codice della strada. Non è ancora consentito però l'uso di videocamere simili agli autovelox per poter individuare le targhe e ricercarle nel database della motorizzazione civile e dell'ANIA, Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici.